posta per te! Per favore, fa che abbia detto di sì! Fa che abbia detto di sì! Sì! Riuscirà a venire! Che bello! Fammi un po' indovinare! Scommetto che Princess Cadence ti ha scritto che verrà qui questo weekend! Sì! E finalmente potrò trascorrere un po' di tempo con mia cognata! È la migliore notizia che abbia mai ricevuto! Scusate, spero di non essere inopportuna, ma sono così emozionata che non vedevo l'ora di parlarne con qualcuno! La Società Equestre per la Salvaguardia delle Specie Rare mi ha dato il permesso di studiare da vicino le creature più magiche, più rare, più piccole, più adorabili di tutta Equestria, e cioè i Prisi! Accipicchia, Fluttershy, è davvero fantastico! Oh, non è solo fantastico, si tratta della migliore notizia che abbia mai avuto finora! Ho ricevuto la posta più incredibile che sia mai stata recapitata in tutta la storia dei servizi postali dei pony! Guardate, è un volantino per una giornata di sconti sui mobili da giardino usati! Ah, per me sarà un vero spasso! My little pony, my little pony, ah. Amore sia, sii gentile, dai, facile, la magia è insieme a voi, sì, ma i migliori amici che potrai trovare. Tieni una copertina nel caso avessi freddo. E io ti ho preparato un cestino di mele fresche nel caso ti venisse fame. E cerca di divertirti. Ci puoi contare. E spero che anche tu ti diverta con la principessa. In carrozza! A presto! Mi raccomando, salutatemi tutti gli altri! Fluttershy! Non ti dimenticherò mai, lo giuro! Agitata per l'arrivo di Cadence. Ma non hai alcun motivo di essere agitata. La principessa ti adora e lo sai bene anche tu. Sì, è vero. Ma vorrei che questa volta andassi tutto liscio. E perché non dovrebbe? Beh, nelle ultime occasioni in cui ci siamo viste non si può dire che sia andato tutto a meraviglia. In effetti il destino di Equestria è rimasto appeso a un filo quasi a ogni vostro incontro. Sì, è proprio così. Io e Cadence non siamo più riuscite a frequentarci da semplici amiche. Ecco perché spero tanto che questa sia l'occasione giusta per ritrovare l'armonia che c'era fra noi. Sono pronta a scommettere che tu hai già in mente qualcosa. Ebbene, con un tempismo perfetto e per un giorno soltanto, proprio oggi a Ponyville ci sarà il museo itinerante dedicato a Starfleer il Barbuto. E così potremo passare l'intera giornata ad ammirare i suoi reperti. Mi sembra un modo fantastico per passare una giornata senza intoppi. Senza contare l'emozione di scoprire quale delle campanelle che ha sul manto hanno esposto. Segreto svelato è questa qua. Capirai. E scusate, ma avevo qualcosa in gola. Era tipo un boccone di noia. Secondo me invece è un'idea magnifica. Certo, anzi sono sicura che è la maniera migliore per rinnovare la vostra vecchia amicizia. Esattamente, soltanto noi due. Vostra Altezza. Vostra Altezza. Sto scherzando, Twilight. Noi due siamo cognate. Non c'è bisogno di tanta formalità. Conoscendoti, avrai già dei piani per oggi. Beh, puoi dirlo forte. Aspetta soltanto un attimo. Ascoltate. No, no, puoi stare tranquilla. Non devi preoccuparti. Faremo in modo che niente, e dico niente, possa disturbare il vostro incontro. Su, cosa aspetti? Coraggio, raggiungi la tua cognatina. Siete veramente le migliori amiche che si possano desiderare. Arrivo, Cadence! Due cognate che stanno così bene insieme. Beh, io per prima farò sì che nessuno rovini la loro giornata. Ma che cos'è quella cosa? Qualunque cosa sia... A terra! Ma Rarity, a me non sembra affatto che sia a terra!
non un coso, ma un chi, mia cara. Oh no, ti prego! Quella sembra la voce di... Achoo! Discord! Ma che cosa sei venuto a fare qui? E per tutte le mele bacate, per quale motivo sei blu? Beh, direi che più ceruleo per la precisione. Di qualunque colore si tratti è di sicuro il colore dei guai. Oh, ma ora sono diverso, Rainbow Dash. Certamente vi ricorderete come mi abbia profondamente cambiato la piccola e dolce amica Fluttershy. Ah! Che cos'hai? Sei ammalato per caso? Beh, ma certo che sono malato. La pelle blu è un sintomo. E anche gli starnuti. Qualcuno di voi mi potrebbe procurare un divanuccio? Oh, ma che tesoro, ti ringrazio! Non faccio che starnutire, rantolare, gocciolare. Ho bisogno di aiuto. Poverino! Ma se stai così male, perché allora ti sei messo in viaggio invece di stare a letto e aspettare che ti passasse il tuo strano malanno? Perché questa malattia ha ridotto Discord uno straccio, semplicemente uno straccio. Riesco a malapena a sollevare un cucchiaino. Sono venuto fin qui per chiedere aiuto all'unico pony che davvero mi capisce e che può accudirmi e rimettermi in salute. Dove finite la cara e dolce Fluttershy? Io ho bisogno di cure, ho bisogno di attenzioni, io ho bisogno di... Hai bisogno di darti una calmata. Fluttershy non c'è. Che sciocco, ma certo, è partita. Il viaggio alla scoperta dei brizzi, mi ero dimenticato che era oggi. E tu come fai a sapere del suo viaggio? Perché è stata proprio lei a parlarmene nella sua ultima lettera. Voi due vi scrivete delle lettere? Oh, ma certo, mia cara, siamo amici noi. È veramente un gran peccato che fra tutti i giorni dell'anno io abbia bisogno del suo aiuto proprio oggi. Pazienza, dovrò fare a meno di lei. È un'ottima idea. Va a casa, mettiti a letto e presto avrai le forze per prepararti una bella minestrina. Oh, no, 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 io intendevo dire che in sua assenza potreste cominciare a prendervi voi cura di me. Non è forse a questo che servono gli amici, a darsi una mano l'un l'altro? Oh, che la fase della mia guarigione abbia finalmente inizio. Scordatelo! Bene, davvero un bel modo di trattare un amico sofferente. Achiu! Non preoccuparti, Discord, ti coccolerò, ti leggerò delle fiabe e ti dirò tutto di me. Sono nata di martedì e sono... Oh, sei così carina a proporti. Ma Rarity ed Applejack già si sono offerte volontarie in qualità di mie infermiere, cameriere personali. Noi che cosa? Spero sinceramente che non ti offenderai, Pinkie Pie. Beh, se devo essere sincera, altro che se mi sono... Ehi, chi è che continua a buttare via i palloncini? Quel buffone sta architettando qualcosa e quindi dobbiamo tenerlo il più lontano possibile da Twilight e Princess Cadence. Hai ragione. Abbiamo promesso che niente avrebbe rovinato l'incontro. E quindi ora non possiamo permettere che quel semina zizzagna interferisca. Ho sentito male o stavate parlando della visita odierna di Princess Cadence a Princess Twilight? Può darsi. Fluttershy me l'aveva accennato che quelle due si sarebbero incontrate oggi. È una bella cosa per entrambe, dal momento che è davvero raro che riescano a vedersi. Non so voi, ma io spesso mi sono chiesto quanto siano veramente unite. Insomma, sono state separate per tutti quegli anni prima di ritrovarsi. Sono incredibilmente unite. E se non lo fossero, questa rara occasione di concentrarsi sulla loro amicizia senz'altro le avvicinerebbe, a meno che... Non pensarci nemmeno! Non devono essere disturbate! Io disturbarle? Ma per chi mi hai preso? Non lo farei mai, visto che ho già due care amiche che si sono offerte di prendersi cura di me, incuranti del pericolo. Questa mia influenza è molto, ecco, contagiosa. Oh no! Vi ho fatto ammalare entrambe! A chi mai mi potrò rivolgere io adesso, nel momento del bisogno? Un'intera giornata per ammirare la mostra di Star Swirl il Barbuto? Che cosa c'è di meglio? Assolutamente niente, direi. È la candela che ha usato per illuminare il cammino mentre esplorava le caverne di Maretania? Sì, proprio così. Oh, non riesco a credere di averla potuta vedere dal vivo! Ah!
fai tu qui? Oh, care principesse, mi duole dirvi che sono malato. Influenza blu. Influenza blu? E temo di aver già contagiato le povere Applejack e Rarity. Bolla magica della salute. Brava, ottima idea. Concordo. Altrimenti Twilight non mi curerà se si ammala anche lei. Posso restare da te finché non mi sarò completamente rimesso, vero? Restare a casa mia? No, non è davvero il momento migliore, anche se sospetto che lo sappia già. Ma prendersi cura dei malati e dei derelitti non è quello che farebbe Fluttershy? Aiutare non è forse una di quelle cose che gli amici fanno reciprocamente? A meno che non sia un modo per dirmi che in realtà non sei mia amica. No, non sto affatto dicendo questo. Oh, quanto sono sollevato nel sentirlo. Che ne dite se ora torniamo tutti e tre a casa tua? Non vorrei far ammalare qualcun altro, capite? Temo che non abbiamo altra scelta. Mi portereste? Non è molto lontano e credo che tu possa farcela. Oh, oh. Ti serve nient'altro? Solo sapere che c'è una buona amica come te che si prenderà cura di me mi fa già sentire molto meglio. Penso che ora potrò cavarmela anche da solo. Ah, prima che ve ne andiate, avrei soltanto bisogno di un altro piccolo favore. Ah, su, non te la prendere, Twilight. Diamogli quel che chiede, così in un batter d'occhio saremo di ritorno alla mostra. Sentiamo, che cosa vorresti? Un bicchier d'acqua se si può, e poi se io starnutirò, un tè con miele d'api e io vi sarò molto grato. Ti porto subito il tè. E mentre mi riposerò, una richiostuccetta ancora dell'olio di merluzzo, ma serbato nel cristallo. Serbato nel cristallo? Oh cielo, ma che stupido, la medicina io ce l'ho. Mi basterà una zuppa e sciarpe fatte con la zinnia. Ho detto zinnia, no, di seta, roba di quel tipo lì. O poi mi servirà del latte caldo da Abissinia. E visto che ci siamo, ma perché non darmi invece le zucchine e i gamberetti? Meglio insieme agli spaghetti. Fette di groviera impilate ad una e tortini con finocchio me ne serviranno un mucchio. E nient'altro? Io per sempre grato ti sarò, finché respiro avrò. Conosco la tua tenerezza offerta a chi è in fin di vita. Tenerezza, non è forse vero, mia cara amica? Certo, ma... Allora, siete pronte per il mio gran finale? Un bicchier d'acqua se si può, rimedio assai magico, salute se starnutirò ed un bouquet di rose. Una pastiglia servirà, il mio starnuto bloccherà, parrucca e coperte per il freddo alle mie dita. Pinzette e massaggini alle ginocchia e dai piedini, poi piselli e formaggini. E un caldabraccio al cagnolino, un'arpa concertista ed una capra discesista. E ancora ma... E visto che ci siamo, assicuratevi che io mi riempia di quel fluido e che sia sicuro e certo che quell'oggettino sia per me. Così portatevelo qua, il mio bicchierino d'acqua. Ops, mi dispiace. Ora basta, è ridicolo. E come te la sei presa questa influenza? Scarsa igiene di zoccoli e artigli. Uffa, deve esserci un modo per farlo guarire. Che ne so, un incantesimo o qualche pozione. In effetti un modo ci sarebbe. Scusa, ma allora per quale motivo non ce lo hai detto prima? Mi era sfuggito di mente. In cima ad una collina, proprio alla fine di Equestria, cresce un meraviglioso fiore magico. Raccogliete il fiore al tramonto mentre sta perdendo i petali. Così potrete creare un elisir in grado di curare l'influenza blu. E suppongo che avrei un motivo per non essere andato a raccogliere il fiore appena hai capito che stavi male. Non potevo fare un viaggio simile nelle mie condizioni. Una volta lì non avrei più avuto le forze nemmeno per tentare di raccogliere quel fiorellino. Allora, dov'è che io e Cadence dovremmo andare? Beh, andate verso nord, girate a sinistra al... Sapete una cosa? Sarà molto più semplice se vi porterò laggiù io stesso.
Io pensavo che fossi troppo debole per affrontare questo viaggio. Ed è così. Dovremo prendere qualche accorgimento. Va tutto bene, Cadence? Ad essere sincera, sono decisamente fuori allenamento con il volo. Beh, per tua fortuna siamo arrivati. È sulla sommità di quella collina. Mi dispiace così tanto, credimi. Tutto quello che volevo era passare piacevolmente un po' di tempo insieme a te. Certo, lo so. Era quello che desideravo anch'io. Eccoci in cima. Ma dov'è il fiore di cui parlava? Forza! Se ci sbrighiamo, riusciremo a passare un po' di tempo insieme. Tiriamo ancora un pochino. Riportiamo questo fiore e Discord a casa. E tutti i nostri problemi... Tutto equestria, cosa... Va più che bene, a dire la verità. E allora riportiamo Discord a Ponyville, gli prepariamo il suo elisir e cerchiamo finalmente di trascorrere un po' di tempo insieme. Fino alla fine di Equestria! Ad affrontare dei terribili pericoli! E lei lo ha fatto per me, lo ha fatto solo per me! Per me! Per me! Era tutta... una finta! Sì, certo. Ma credimi, avevo un ottimo motivo. Siamo tutte orecchie. E va bene. Mi trovavo nel mio albero pensatoio, dove formulo quasi tutti i miei pensieri più profondi. Allora mi trovavo lì e mi sono detto: Discord, la carissima Twilight dice sempre che è tua amica, però non ti scrive mai e soprattutto non ti viene mai a trovare. Ma non so neanche dove ha... Adesso che è diventata una principessa, forse ha deciso che è di ceto superiore al tuo. Non ho mai pensato di essere superiore agli altri. E così mi sono domandato: come posso avere la certezza che l'amicizia di uno dei pony più importanti dei paraggi sia vera? Ma io non sono... Dovevo vedere se eri pronta a spingerti fino alla fine di Equestria per me. È ovvio, cosa che hai fatto letteralmente. Congratulazioni, cara Twilight. Hai superato il mio esame sull'amicizia. Oh... Perché sei arrabbiata? Ti piace passare gli esami? Non sarà perché questo mio esamino ha un po' rovinato il tuo incontro con Princess Cadence, vero? E non vi ha permesso di passare più tempo insieme a parlare della vostra grande amicizia? Ma tu non hai rovinato per niente il nostro incontro. Ah, no? No? Passare la giornata alla mostra di Starswheel il Barbuto sarebbe stato molto più rilassante. Ma, ad essere sincera, il relax è l'ultima cosa di cui ho bisogno. Sul serio? Non mi fraintendere. La mia vita all'Impero di Cristallo è davvero meravigliosa, però sta diventando anche un tantino... prevedibile. E quindi mi piace un po' d'azione di tanto in tanto. Affrontare tutti questi imprevisti oggi era proprio quello che mi serviva. E affrontarli insieme a te mi ha fatto comprendere ancora di più quanto sono fortunata ad avere una cognata come te per amica. Non
ci vedremo spesso quanto vorremmo, ma so che tu ci sarai sempre se avrò bisogno di aiuto. Proprio come è successo a te, Discord. Certo, è un vero tesoro, siamo fortunati ad averla nelle nostre vite. Ma che cosa diamine? È chiaro a tutti che il mio incontro con Cadence non è andato esattamente come me l'aspettavo. Ma è servito a farmi capire che quando sei con un amico, anche il giorno più caotico può trasformarsi in una bella esperienza che ti unisce ancora di più. Non sei d'accordo, Discord? Certo, Twilight. Vorrei dirti cosa penso, ma ti risparmio per pietà. Beh, io invece non ho problemi a dirtelo. Hai avuto quello che ti meritavi. Via, via. Adesso hai imparato la lezione. Non è forse vero, mio piccolo paziente? Sono così contento che tu sia tornata dal tuo viaggio, Fluttershy. Basta la tua presenza a farmi sentire molto meglio. Mi stavo chiedendo, Twilight, se non potresti farmi ancora un piccolo favore. No! D'accordo, ma sappi che io avevo solamente intenzione di chiederti un piccolo bicchieruccio d'acqua. Bye.